Io frequento di solito tutti altri posti rispetto al sindacato. Devo venire nel sindacato per sentire fare dei ragionamenti corretti. Dove sto di solito sento fare dei ragionamenti allucinanti. E sono allucinanti perché sono alla lunga veramente controproducenti per gli stessi interessi di coloro che li fanno. C'è lì fuori una serie di pannelli, una bella mostra sulle leggi razziali, c'è una serie di pannelli, in uno di essi c'è un pezzo di una celebre, e neanche centratissima, ma insomma di una celebre definizione che del fascismo dava Umberto Eco. Fra le cose che dice, una abbastanza centrata, è il fascismo è un fenomeno di frustrazione. Poi parla d'altro, e invece la cosa che ci interessa è capire chi è frustrato per quali motivi, perché frustrazione, di solito chi vive un amore infelice non diventa fascista, è frustrato ma non diventa fascista. Invece che cosa, dove devi essere frustrato per diventare fascista? Apro una parentesi, non credo che stiamo vivendo né il fascismo né il pericolo di quello, perché si possono dire mille cose, ma dal fascismo non si può. Nel fascismo l'elemento fondamentale era essenzialmente la concezione e l'uso della violenza come normale strumento di lotta politica, normale, cioè sostanzialmente gli avversari politici tu li ammazzavi. Ecco. Non c'è. Questo va detto, io mi rifiuto di pensare che il 50% degli italiani, frustrato, sia diventato fascista, cioè pensi che è giusto ammazzare Matteotti e via così. No, per cui è uno dei tantissimi errori, insieme, e dovevo sentirlo dire da Landini, insieme all'uso della parola populismo, che è ora di finirla, perché non vuol dire niente, ed è usato da tutti coloro che non vogliono che si capisca che cosa diavolo sta succedendo. Non vuol dire nulla. Quando abbiamo il populismo l'abbiamo studiato a livello scientifico già da 15 anni e abbiamo concluso che è stato un fenomeno storico diversissimo in diversissime aree geografiche e che ad operarlo oggi non vale niente come termine. Ecco. Che cosa sta succedendo? Una cosa banalissima che è già successa, cioè i fallimenti della destra economica vengono capitalizzati dalla destra politica, fine. Che non è il fascismo non è la destra politica, era tutta un'altra cosa. La destra economica è quella che ha messo in piedi quella che io ho definito la quarta rivoluzione del Novecento, cioè dopo quella bolscevica, dopo quella fascista, dopo quella socialdemocratica, la quarta rivoluzione del Novecento, a partire dalla metà degli anni 70, il neoliberismo, l'economia dell'offerta, quel che volete. Ecco. Questa qui, cioè, sta durando più del doppio delle altre, a parte quella bolscevica. E questa la destra economica, che ha attratto dentro di sé tutta la sinistra europea, tranne qualche caso marginale. Fine. È una cosa così ovvia, cioè, c'è sui manuali di storia per i licei, cioè non è una roba così drammatica, non c'è bisogno di avere il premio Nobel per venirvela a raccontare. La deregulation l'hanno fatta due importanti signori di destra, cioè Thatcher e Reagan. Ecco, e poi dopo di loro si sono aperte le acque e ci sono entrati Blair, Mitterrand, Schroeder, non faccio i nomi degli italiani perché sono una persona non aggressiva, però li sapete benissimo. L'idea qual era? L'idea era hanno vinto loro,
bisogna agevolarla questa cosa, perché è irresistibile. È irresistibile, non ce la faremo mai, non ci importa niente di farcela. Dobbiamo renderla più razionale. E siccome i poveretti non erano dei borghesi, ci credevano davvero. Cioè credevano davvero che quel mostruoso meccanismo, che adesso veniamo un attimo a decifrare, funzionasse sempre. Ecco, perché l'unica condizione per la quale è socialmente tollerabile un impianto socio-economico sia neoliberista sia ordoliberista, adesso vediamo che cos'è, l'unica condizione perché la gente non ti si rivolti è che funzioni sempre al massimo. Ora, non c'è economista borghese, mainstream, che non sappia che l'essenza di questo modo di produzione è produrre bolle che scoppiano, perché qui si fa accumulazione primitiva non attraverso il lavoro ma attraverso la finanza, cioè si producono bolle che scoppiano, per cui le crisi ci saranno sempre. Soltanto i poveretti della sinistra credevano alla favola che quel meccanismo economico avrebbe funzionato sempre al massimo e dunque avrebbe avuto sempre la possibilità di distribuire un pochino di ricchezza anche ai poveracci, in realtà ai lavoratori. In realtà quel meccanismo parte da tutt'altri presupposti, parte da una situazione di grave, profonda crisi del capitalismo a metà degli anni 70, che è una crisi di valorizzazione, che è una crisi di competizione con i paesi emergenti. Ed è un sistema per fare in modo molto più sbrigativo profitti. Adesso si accompagna una ristrutturazione del sistema produttivo che passa dal sistema per stock a essere il sistema just in time, cioè dal fordismo al toyotismo, ed è una mossa squilibrata, disperata, vincente, aggressiva di un capitalismo che era in forte crisi di valorizzazione. Guadagnavano meno. Era chiaramente diretta contro l'Unione Sovietica, che in effetti ha resistito 10 anni, dopodiché è andata a pezzi, perché naturalmente l'economia di comando non regge il paragone, ma era ancora più chiaramente diretta, e l'avrebbe capito anche un cieco, contro lo Stato sociale. E invece quelli non l'hanno capito, hanno detto ma sì, smantelliamo un po' lo Stato sociale, però tanto, anche se il lavoratore è licenziabile, ma come no, ma sei diventato flessibile, ci sarà, scompare un posto di lavoro, ma per la miseria la mano invisibile ne crea un altro. Ecco. E adoperavano come modelli le cose che capitavano in Danimarca, che è più o meno grande come la provincia di Modena, che insomma non è proprio il modello. Allora, qual è l'idea di fondo del neoliberismo? Cioè, sotto il profilo teorico, che cos'è il neoliberismo? Il neoliberismo è neomarginalismo. E che cos'è il marginalismo? Il marginalismo è un pensiero economico nato alla fine dell'Ottocento. Uno dei suoi più importanti rappresentanti è il nostro Vilfredo Pareto, ma poi c'è Mises, poi c'è Hayek, eccetera. Qual è l'obiettivo storico del marginalismo? È sconfiggere la teoria marxiana del valore lavoro, secondo la quale il valore di una merce è determinato dal lavoro reificato che c'è dentro. Benissimo, e questi è il pezzo di Marx più discutibile, questo. Questi hanno detto, ma non è vero niente, il prezzo di una merce, il valore di una merce è il suo prezzo, e il prezzo di una merce è determinato dalla libera scelta del consumatore marginale, cioè del consumatore finale. Esempio classico, io ho fame, molta fame, sono disposto a pagare 1.000 euro per il primo pollo arrosto che mi viene offerto, bene, il secondo lo pagherò un po' meno, il decimo per me non vale proprio niente, ma quei polli arrosto sono fatti tutti allo stesso modo, c'è dentro lo stesso valore, tu dici, tu marxista dici valore lavoro reificato, quindi la tua teoria fa schifo, è sbagliata. Chi comanda?
Comanda il consumatore, avete mai sentito dire in questi anni? Ve l'hanno venduto come una cosa democratica? Bene, è una dottrina violentemente antisocialista. Bene. Non so se allora voi avete colto il punto. Come viene prodotta una merce non importa a nessuno. Importa soltanto come viene venduta. E questo è il nostro mondo. Quelli che hanno teorizzato in modo più esplicito tutto ciò, come al solito, sono i tedeschi. L'hanno fatto alla fine degli anni 20, i primi anni 30, quando gli è andato a pezzi il liberismo classico e quando hanno inventato una dottrina che si chiama ordoliberalismo. Queste cose ve le dico non perché faccio il professore, ma perché sono le cose dentro le quali viviamo. È ora che le sappiamo. Va bene? Perché dentro viviamo dentro quella roba lì? Perché l'ordoliberalismo, che era poi il motivo per il quale la grande industria tedesca appoggiò Hitler, no? E Hitler naturalmente mentì anche a loro e fece l'opposto, ma sono le cose che la grande industria tedesca, o meglio quello che ne rimaneva, nel 1945 volle tornare a fare, e questa volta ci riuscì. Che cosa sono? È una variante di quello che noi chiamiamo oggi neoliberismo, ma si chiama ordoliberalismo, messo in piedi da fior di professori bravissimi, uno dei quali, non professore, ma aveva studiato insieme a loro alla scuola di Friburgo, era quell'Erhard che fu il ministro dell'economia di Adenauer e poi fu il secondo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca. Tesi di fondo. I prezzi nascono dalla libera volontà dei consumatori. Questo si chiama mercato. Questo mercato deve essere fatto funzionare, cioè bisogna impedire due cose. Prima cosa, gli scioperi. In generale, qualunque forma di turbativa del mercato. Seconda cosa, bisogna impedire i cartelli, cioè non si devono mettere d'accordo i venditori di pollo per tenere alti i prezzi. Chi fa questa operazione politica? Facile, lo Stato. Ecco, i neoliberisti classici invece sullo Stato sono più... Invece questo qui dice no, è lo Stato che deve fare una legislazione antisocialista, anticomunista, ne parliamo, antisocialista, anticomunista, antinazista perché non sta più bene, cioè deve tagliare le ali, deve lasciare che i prezzi vadano in equilibrio. Ecco, il pensiero di Marx è il pensiero dello squilibrio che sta dentro la produzione. Questi sono invece quelli che dicono che l'economia, la produzione non esiste, l'economia è un sistema di equilibrio, basta lasciarla funzionare come essa deve, come essa può e come essa deve. Dice, ma perché ci racconti questa roba, noi che siamo qui per motivi sindacali e politici? Perché quello che vi ho appena raccontato è l'euro, che si fonda precisamente su questo, cioè sul fatto che l'economia è una dimensione neutrale, spoliticizzata, non esiste la politica dentro l'economia. Per Marx tutta la politica è dentro l'economia, per questi la politica è, se va bene, una cornice esterna. L'economia funziona da sola senza politica, non c'è politica, la politica puzza. No. Ci sono dei meccanismi rispetto ai quali il tuo comportamento deve essere conforme, la parola chiave è conforme, da cui conformismo, conformismo intellettuale, non è vietato pensare in modo diverso anche soprattutto agli economisti e ai pensatori politici, e è vietato agire in modo diverso. E dunque lo Stato è il rigido custode di un equilibrio che si esprime attraverso la stabilità della moneta. Ah. Allora, è o non è l'euro? Detto in un altro modo, qual è il nemico più grande che è sulla bocca di tutti? L'inflazione. C'è un motivo al mondo perché l'inflazione deve essere un nemico? No.
Allora, i più sveduti dicono: ma dall'inflazione è nato il nazismo. Falso. L'inflazione è stata debellata in una notte del novembre del 1923 con la sostituzione della moneta. In una notte gli hanno fatto fuori il sistema monetario e se lo sono rifatti ex novo. Il nazismo nasce da deflazione. Non c'erano più soldi, le industrie non avevano più soldi, nessuno gli prestava più soldi, chiudevano. La gente diventava disoccupata, per un tedesco essere disoccupato allora poi era altro che frustrazione. Cioè avrebbero votato il diavolo pur venirne fuori. E l'hanno fatto peraltro. Allora, stabilità dei prezzi. Per cui tu, operaio, cosa vuoi? Ti tengo i prezzi stabili, non c'è più l'inflazione, la più iniqua delle tasse. Ve le ricordate ste robe? Bene. Corario, naturalmente ti abbasso lo stipendio. Chiaro. Ti abbasso lo stipendio e ti tolgo tutti i diritti che riesco a toglierti. Perché devi essere flessibile. I diritti sono un ostacolo rispetto al funzionamento del capitalismo, no? Te questa cosa non me la puoi fare. Invece sì che te la faccio, e te la faccio grazie ai partiti di sinistra che me la lasciano fare. Allora, stabilità della moneta, non ci deve essere alcun tipo di inflazione, il lavoratore deve essere flessibile, il lavoro non fa parte dei concetti fondamentali del sistema economico. Non fa parte. Cioè, come vengono prodotti i beni e i servizi non è un problema né economico né politico, arrangiatevi. A noi interessa che ci sia la concorrenza. La concorrenza. Tutta la legislazione europea è tutta sulla concorrenza. L'Europa è fatta su questi principi qua. Solo che nessuno ve li racconta così. Così. Io li ho messi giù nel modo più sgradevole possibile. Si possono dire in un modo che non li capisci. Però te ne accorgi. Ecco, è esattamente quello che è successo. L'hanno detto, sovranità del consumatore, mai più inflazione, stabilità, collaborazione sociale. Non è vero che c'è conflitto, non ci deve essere, sarai mica matto che c'è il conflitto. Gli interessi non divergono mai, siamo tutti sulla stessa barca. Al massimo c'è un po' di confronto distributivo, ma è chiaro, gli operai vogliono sempre più soldi, se l'impresa va bene sarò lieto di darglieli. Ma il conflitto invece strutturale dentro la fase produttiva? Mai. Quello è tagliato fuori, cioè è finito in un cono d'ombra, non esiste. L'euro è questa roba qui. È inutile che ce li veniamo a raccontare il contrario. E il sigillo è l'euro, che lascia agli stati la sovranità legislativa e la sovranità sul bilancio. Peccato che gli toglie la sovranità monetaria. Cioè tu puoi fare quello che vuoi, ma quanti soldi hai te lo dico io. O detto in un altro modo, hai soltanto i soldi che hai o al massimo che riesci a farti prestare a usura da qualcuno. Non puoi stamparli. Non puoi puoi emettere bond finché ti pare, se togli qualcuno che te li compra. Questo lo sapete da quando nasce? Dal divorzio. Il divorzio non è quella cosa così importante che è stata introdotta nel 74. È una cosa molto più importante che è stata introdotta nell'81. Quando Andreatta scrisse una lettera a Carli e gli disse: ma lo sai cosa c'è? Che da ora in poi io, governo, sollevo la Banca d'Italia dall'obbligo di acquisire tutte le emissioni che non sono andate a buon fine sul mercato. Allora, cosa è successo? Invece che, naturalmente, mettere fuori monete, mettere fuori bond, che ti comprano in auto, genera inflazione. Benissimo, l'inflazione non c'è più. In compenso cosa c'è stato? Che nel 1981 il debito pubblico era il 60% del PIL, alla fine del decennio era il 120%, abbiamo scambiato l'inflazione. Certo, le cose sono stabili, i prezzi sono relativamente stabili, ma la domanda è: ma noi cosa ce n'è importato, cosa ci è venuto di positivo? Che cosa c'è? In che cosa ciò è progressista? In che cosa ciò è sociale?
in te. Assolutamente nulla. A questo punto l'economista mainstream ti risponde: abbiamo tolto la politica, scusate, abbiamo tolto l'economia dalle mani dei politici. Allora non venite poi a piangere se ai politici gli italiani sperati 40 anni dopo tornano a dare molto potere. Abbiamo tolto l'economia dalle mani dei politici. Adesso li stanno esasperati, frustrati, rovinati, senza alcuna certezza al mondo, né per se stessi né per i loro figli, vanno a votare dei politici molto più aggressivi e molto meno, come dire, politicamente corretti di quelli dalle cui mani avete tolto l'economia. Certo, nel frattempo avete